vite, storie e voci si sono ritrovate nel santuario del Volto Santo di Manopello per la 7ª giornata mondiale dei poveri. Le persone indigenti o quelle discriminate dalla società, assistite dalla Caritas diocesana Chieti Vasto e dalla capanna di Betlemme di Chieti, hanno condiviso un momento di preghiera con l'arcivescovo Bruno Forte. Secondo gli ultimi dati del rapporto Caritas, in Italia la povertà è aumentata del 10% e non si riesce a bloccarne l'incremento, ci dice Don Luca Corazzari, il direttore Caritas diocesana Chieti Vasto. Che c'è una povertà assoluta, cioè di persone, di famiglie che non riescono ad usufruire di servizi essenziali, che sta sempre di più crescendo, anche se lievemente, ma sempre di più crescendo negli ultimi 4-5 anni. E questo è preoccupante. C'è questo progetto, Progetto Terra, che vi coinvolge. In che cosa consiste? Dunque, la Caritas, che ringraziamo, ci ha dato dei terreni in gestione da poter lavorare in vista di un inserimento futuro di giovani che finiscono un loro percorso e quindi si inserisce un loro futuro sociale e lavorativo nel contesto della società. No, non posso dirlo, sono un ex, posso dire ex, finalmente lo dico con gioia, ex tossicodipendente, quindi ho avuto una vita tribolata, diciamo, fatta di tanti bassi e pochi alti, ho fatto diverse comunità. Non è andata come doveva andare, ma oggi sento che le cose vanno diversamente, anche perché sento proprio dentro il bisogno di cambiamento. E la nostra storia ci ha portato comunque a non rispettare regole, a non vivere nella società in maniera adeguata e adesso abbiamo la possibilità, pure con questo progetto, di reinserirci e di far parte del contesto sociale come tutti quanti, insomma. Per questa signora la morte del figlio 52enne due anni fa a causa di un ictus è stata un'ulteriore mannaia, vivendo in un'indigenza che non le permette nemmeno di arrivare a fine mese e in una casa a dir poco fatiscente. Ha lasciato due figli, la moglie, una nipotina come una figlia. Non darti per vinta. È troppo come si sento, come faccio? Io lavoravo al Comitato Nazionale. Ma io sono un volontario, vengo da un percorso di una comunità terapeutica e dopo aver completato quel cammino ho sentito di voler continuare e mi sono offerto come volontario. L'arcivescovo Monsignor Bruno Forte parla di povertà, ma anche del terribile periodo che stiamo attraversando. Ma in questo momento vorrei pensare ai tanti poveri che la violenza e la guerra stanno producendo in Ucraina, in Terra Santa. Quanta morte, quanto dolore, quanta distruzione. Che il mondo si risvegli, che la famiglia dei popoli faccia di tutto per fermare questo dramma, perché si giunga a patti di pace che siano nella giustizia e nella verità.